richieste secondo l'abito della signora Irene Crosolini di Grosseto, ufficiali di campo Francesco Cerolino di Salerno, Paola Perrone di Castella Mare di Stabia, Emilio Oliva di Torre Annunziata e Luca Tesoro di San Giorgio a Cremano. Basketball Sisters Castelfranco, con il numero 6, Nico Pesera, con il numero 7, Portolani, con il numero 9, Ashley Pesera, con il numero 1, 14, Carmine, con il numero 17, Rini, con il numero 14, Carmine, con il numero 22, Carmine, con il numero 23, Cattabiani, con il numero 25, Antonini, con il numero 26, Gaglione, con il numero 27, Cantellari, con il numero 38, Monti, coach Palmieri. Thank you.
E allora entriamo in diretta per la terza partita, la prima del girone B tra Basketball Sister Castelfranco e le padrone di casa della Omep Sassilo Trailers Battipaglia. Anche qui, come nella gara precedente, non ci sarà appello per chi perde. Buonasera coach Antonio Crisconio. Buonasera a tutti. Come diceva Giovanni, non ci sarà una seconda possibilità. Ci auguriamo una bellissima partita sotto tutti i punti di vista. Sicuramente le ragazze da parte di tutte le squadre metteranno un'intensità grossissima, cioè la posta in palio è molto alta da giocarsi. Che sia una bella partita e un in bocca al lupo a tutti. Gli arbitri dell'incontro, primo arbitro il signor Gabriele Occhiuzzi di Trieste, il secondo arbitro la signora Irene Frosolini di Grosseto, di Pace e Palmieri, hanno scelto questi quintetti. Battipaglia in campo con Praiola, Lombardi, Gesuele, Prete e Gianangeli. Il primo possesso si ripete, mentre Basketball Sisters gioca con Righi, Palmieri, Cattabiani, Anfollini. Possesso Castelfranco e Bortolani. Il primo tiro è di Cattabiani che sbaglia. Il pallone nelle mani di Ilaria Lombardi. C'è un frastuono enorme. Non riusciamo a sentirci nemmeno noi, coach. Qua, il pubblico stasera ha risposto alle aspettative della gara. Sicuramente ci sarà da divertirsi da parte di tutti quanti. Sbaglia Gesuele, sfortunata la numero 12. La palla catturata da Cattabiani e per Palmieri, che con i suoi 27 punti ieri ha deciso l'incontro. Sbaglia la tripla, Cattabiani la recupera, Anfollini, palla schiacciata a terra, ancora fuori per Anfollini, la palla a Palmieri, la tripla sbagliata, rimessa sarà per Battipaglia con Gianangeli che serve Tonia Praiola. Lombardi, bisogna superare la metà campo, ci riesce adesso la numero 4 di Battipaglia, fa girare palla la squadra di coach di Pace, palla schiacciata a terra per Gianangeli, la tripla di Fabiana Prete. Risponde presente la numero 13 di Battipaglia. C'è il fallo proprio di Fabiana Prete. Primo fallo. Prete. La palla a Righi, sbaglia. Ancora Prete. E un uno contro uno contro Anfollini. Grande canestro di Fabiana Prete. 5-0 Battipaglia. Ancora un errore da sotto di Bortolani. Corre ancora Battipaglia, Prete, Praiola. Battipaglia ha iniziato con la giusta testa, con la giusta grinta, e Lombardi segna la tripla dell'8-0 Battipaglia. Time out Palmieri, coach. Palmieri si vuole ballare subito su. Su questa situazione stanno trovando una Battipaglia molto attenta in difesa e anche con buone scelte in attacco. Fanno girare la palla, stanno cercando di tirare tiri aperti, pressione, contropiedi, cercano di correre. Sicuramente coach Palmieri dovrà trovare degli aggiustamenti per la sua squadra e cercare di limitare Battipaglia. Ma soprattutto Battipaglia in questa tre giorni non ha mai trovato un inizio del genere. Infatti la squadra è molto concentrata,
sono partite concentrate, ragazze, sentono la situazione è abbastanza importante, quindi sanno che si stanno giocando qualcosa di importante, sono concentrate, sono ferme su tutte le proprie posizioni, situazioni, quindi è un buon auspicio per noi. Bortolani rimetterà la palla in campo, servendo Anfollini, attacca la 25, Prete davanti a lei, palla per Righi, si abbassa Palmieri, riceve, marcata da Gesuele, Palmieri sbaglia, il rimbalzo è di Fabiana Prete, palla scacciata a terra per Lombardi, il capitano di Battipaglia, serve Prete, ancora Praiola, Gesuele si aspetta la posizione di Gianangeli, Gesuele perde palla, è stata brava qui Cattabiani a rubargli il pallone, Anfollini, Bortolani con la tripla corta, palla recuperata da Gesuele, servita Praiola, ancora Gesuele per Prete, altra tripla, stavolta sbagliata, il pallone recuperato da Cattabiani, attenzione alla 23, attacca Gianangeli, gli sporca la palla, gliela porta via Praiola, attacco di Praiola, c'è il fallo di Anfollini su Praiola, e qui è stata brava Praiola perché ha visto che non poteva andare a canestro, ha lanciato via la palla sapendo che Anfollini non poteva fermare la corsa. Però dobbiamo dire che Battipaglia sta difendendo bene, sta mettendo attenzione su tutte le situazioni di taglio e che ci stanno che si propongono gli avversari, sicuramente molto concentrate le ragazze, coach Di Pace ha preparato la partita nel modo giusto. Corta Praiola, a 0, allunga la difesa Battipaglia, Palmieri rischia di perdere la palla, la giocata per Bortolani, alla fine Castelfranco perde la palla, attacca Prete, si ferma, servizio su Lombardi, Praiola, Gianangeli entrata da Idone in campo, si fa subito sentire perché riesce a fermare Gianangeli, Palmieri si trova davanti Gesuele, sfrutta il blocco, la tripla, la palla finisce nelle mani di Prete, entrata in campo anche la numero 19, palla persa, Albieri, attenzione, Adae, le triple di Albieri, alle triple di Palmieri che sbaglia, il rimbalzo è di Daidone che realizza, si sblocca, Castelfranco dopo quasi 4 minuti di gioco, 9-2, chiuso il parziale di 9-0 di Battipaglia, si abbassa per ricevere Gesuele, la palla per Prete, servita Gianangeli che commette, anzi c'è il fallo, è di Praiola, blocco in movimento, e qui gli arbitri hanno visto giusto il suo movimento, si è spostata sul blocco. Bisogna stare fermi quando si porta al blocco, bisogna stare fermi. Però comunque da dire che Battipaglia è molto concentrato su ogni situazione, anche in difesa stanno cercando di arginare alla meglio Palmieri, scusatemi, la bocca di fuoco di Castelfranco. 27 ieri, la tripla sbagliata è la seconda miglior realizzatrice delle finali nazionali dopo Chinonez, gran palla di Praiola per Gianangeli che sbaglia, la recupera Gesuele, dall'altro lato subito il canestro di Daidone, lo stavamo quasi perdendo il canestro di Daidone per la velocità in cui Castelfranco è riuscita ad andare dall'altro lato, Praiola, Gesuele, Prete, non Gesuele, chiama se Gianangeli, gli regala questo pallone, qui Palmieri non commette fallo
su Gianangeli, ancora Palmieri fuori per Albieri, grande giocata di Lombardi che da dietro gli sporca la palla, Prete la tripla ancora sbagliata, Gianangeli quasi la recupera, tutte ferme, meno Daidone, sta per entrare in campo Nardoni, non più Praiola, chiama corna Lombardi, vediamo se decide di giocare, ferma la palla, palla persa, Gianangeli la voleva su, Lombardi gliel'ha data giù, palla persa, coach. Dare una palla schiacciata in aria a un lungo non è mai facile, comunque a prescindere di tutto Battipaglia è messa bene in campo, stanno attenti su tutte le situazioni, sicuramente Castelfranco sta sbagliando un bel po' di tiri da fuori, già prima Giovanni parlava della terza migliore realizzatrice del torneo, stasera è partita un po' con le polveri bagnate, 0 su 3 da fuori, il fallo è di Gianangeli, è entrata intanto col numero 9 per Castelfranco Ashley Besea e Nardoni per Battipaglia al posto di Praiola, un ottimo inizio di Praiola, ancora Castelfranco, la tripla di Anfollini, anzi da due, porta Castelfranco a meno 5, però ci pensa dall'altro lato Fabiana Prete, c'è fallo di Gesuele, 13-6. Allora coach, l'ho detto nel corso della seconda partita, Chinonez 27,5 di media, Palmieri 22 di media, 14 di media per Bernardi, 12,5 per Fabiana Prete, e qui Palmieri fa vedere perché è una signora giocatrice. Sì, sicuramente, adesso c'è minuto da parte di coach Di Pace, vede che Castelfranco sta aumentando un po' le percentuali in attacco, ci vuole parlare su per cercare di tenere sempre strette le ragazze in difesa, di farle stare sempre concentrate, quindi fa bene tenere la situazione sempre in controllo su tutte le ragazze, cercando di farle stare tranquille e girando la palla in attacco, Battipaglia sta trovando comunque buoni tiri, Giovanni. Questo è da dire, è una bella partita da vedere, c'è intensità, c'è difesa, c'è tutto, diciamo, in questa partita, stiamo vedendo un bel basket. E con questi 8 punti aumenta giustamente la media punti della numero 13 di Battipaglia nella parte alta, tipo tabellone cestistico, già abbiamo la prima semifinale. Molisana Magnola Basket Campobasso contro le campionesse di Roma di basket, le campionesse d'Italia di basket Roma. Sì, sarà una partita molto comata. Roma è una squadra che, come per intensità difensiva, è una spanna superiore alle altre squadre, dal punto di vista in difesa lavorano tantissimo, veramente fanno un grandissimo lavoro in difesa. Sbaglia Gesuele, pressata da Besea, corre Castelfranco con Albieri che sbaglia, chiedeva fallo la 19, Di Pace chiede calma, chiede di ragionare, la palla a Prete, chiude il palleggio, S. Gianangeli gli dà la palla, ancora Prete che non ha finta manta al bar Daidone, Nardoni sbaglia, Daidone recupera il rimbalzo, serve Palmieri, Castelfranco sotto di 5, 13-8, ancora Palmieri, Daidone attacca Gianangeli, palla recuperata da Nardoni con Battipaglia,
che decide di andare da sola e realizza con una finta, sbilancia Daidone e va a canestro dall'altro lato. Il tiro sbagliato proprio da Daidone. Gianangeli recupera la palla, Nardoni, Daidone la riconquista. Stavolta c'è stato un po' di fretta, Giovanni, nella scelta del passaggio, però comunque bomba in battipaglia che continua da fuori Palmeri a non trovare il canestro. Nardoni, Gesuele, la palla arriva nelle mani di Gianangeli, lo scarico per la Lombardi, extra pass per Gesuele, ultima scelta, rimbalzo sbagliato di Nardoni dopo il tiro sbagliato da Gesuele. Qui Lombardi ha una palla di un controllo di palla difficile, decide poi di attaccare Daidone, la giocata, il tiro sbagliato, ancora Lombardi, Nardoni attacca Basea, arriva fino in fondo, c'è il fallo della numero 9 in maglia bianca che con la gamba mette in difficoltà proprio Nardoni. C'è stata una buona lettura da parte di Justin, ha letto che il suo difensore era staccato e l'ha battuto in uno contro uno, trovando un buon fallo. Fuori Lombardi e Gesuele, dentro Mastursi e Cavallo che a livello difensivo può tenere Gesuele, nel senso che è alla pari con Gesuele. Sì, sicuramente Cavallo, diciamo, è un ottimo difensore sicuramente. Più 9 battipaglia. Ampollini aspetta Cattabiani, sfrutta il blocco, poi gli dà il pallone, Ampollini attacca Prete, la palla è per Bortolani, arriva il tentativo di Ampollini, capisce tutto però Prete, sbaglia Nardoni, Cavallo il rimbalzo, sbaglia Cavallo, ha un'ottima posizione per andare a rimbalzo, sbaglia due volte, generosissima Sara Cavallo. Albieri, ancora Cavallo che stava per portare via la palla all'avversaria, la tripla tempo parziale 17-8 per battipaglia. Non mi ero accorto che il tempo era finito. Sicuramente è stato un buon primo tempo giocato da tutte e due le squadre, ma con battipaglia, con una spanna in più in attacco, ha trovato buoni canestri sicuramente. Sicuramente ci dovremmo aspettare la reazione da parte di Castelfranco. Potremmo sembrare di parte, ma Castelfranco comunque alla fine dovrà fare qualcosa se vuole portare a casa questa vittoria, quindi raggiungere le semifinali. Attualmente abbiamo questi punti segnati, 2 di Palmieri, 2 di Ampollini, 2 di Daidone, me ne mancano 2. Erano 4 di Daidone, sono 4 di Daidone. Dall'altro lato Pregliola 1, Lombardi 3, Gesuele 2, 8 di Prete, 4 di Nardoni. Per il momento le giocatrici chiamate in causa da Di Pace, ognuna sta dando il proprio contributo. Sì, sicuramente stanno entrando tutte col piglio giusto, anche qui è entrato dalla panchina, sta dando il proprio contributo sicuramente. Concentrate in questo momento, sanno che si stanno giocando qualcosa in casa propria, quindi mettono quella cosina in più per raggiungere l'obiettivo. Si riparte con la palla nelle mani a battipaglia con Prete, Nardoni, Mastursi, Gianangeli e Cavallo, il quintetto che ha chiuso il primo quarto. Palmieri, Cattabiani, Anfollini, Righi,
e Bortolani. Riceve Nardoni. Per cavallo Masturzi, Prete, si muove Gianangeli, riceve, attaccata da Righi, e qui Gianangeli fa una gran bella cosa, ma la palla gli scappa dalle mani. Sicuramente il suo avversario gli ha tolto, come si suol dire, la sedia, l'appoggio per farla andare verso canestro e ha portato la palla fuori. Sbaglia anche Castelfranco, escono Prete e Cavallo, Praiola e Gesuele in campo. Quello che deve fare Battipaglia, ricevere tanto, tanto, tanto dalla panchina. Sicuramente si devono far trovare tutte pronte le ragazze in modo da dare tutto il proprio contributo. Anche perché attacca la gran giocata di Nardoni per Gianangeli. Attenzione perché Palmieri, nel stoppare Gianangeli, gli va a finire addosso, ha subito un colpo. Si alza Palmieri sulle sue gambe. Non è successo niente, Palmieri si alza sulle sue gambe. Coach Palmieri decide di sostituirla e quindi ritorna in campo Albieri. Praiola si allunga, Nardoni riesce a tenere la palla in campo. Ancora Praiola, sfrutta il blocco di Gianangeli, serve Masturzi, ancora Gianangeli contro Righi. Gianangeli regala la palla, bisogna giocarla bene questa azione, ci pensa Praiola. ...19-8... Albieri sta per tornare in campo Fabiana Prete, la tripla sbagliata, qui è sfortunata Ampollini, si lotta, pallone nelle mani di Palmieri, di Praiola, chiedo scusa, Gesuele si cerca e si trova Nardoni, stoppata fallosamente da Cattabiani, liberi per Nardoni. Sì, c'è stato un buon passaggio su un buon taglio di Justin Nardoni. Io, vedendo queste due giornate, oggi vedo due squadre che sono molto concentrate, sicuramente, anche se Castelfranco sta sbagliando quanto tiri, ma Battipaglia stasera è scesa in campo con il piglio giusto, Giovanni. Sta lavorando tantissimo in difesa e in attacco, stanno facendo delle ottime scelte, leggendo le situazioni e trovando nel miglior modo possibile la compagna più libera per metterli in condizione di fare un tiro pulito. Sono 6 per Nardoni, allunga la difesa a Battipaglia, 21-8, la palla a Palmieri che attacca il canestro, realizza un gran canestro, la numero 22. Di Castelfranco ha trovato un buon canestro sulla pressione da parte di Battipaglia, con tre passaggi sono arrivati all'altra metà campo e hanno trovato un canestro abbastanza semplice. Masturzi perde palla, c'è il fallo probabilmente di Masturzi che aveva rubato la palla. C'è stato un buon raddoppio difensivo, sicuramente gli arbitri hanno visto meglio di noi, Giovanni. Anche perché sicuramente noi possiamo vederlo solo dal replay ormai a cose avvenute, quindi è giusta la decisione di Occhiuzzi. Palmieri, 8 da giocare, attacca la linea di fondo ma sbaglia, la palla finisce nelle mani di Prete, però Anfollini riesce a rientrare subito
servita Praiola, sfrutta il blocco di Mastursi. Vediamo se accetta il cambio, decide di attaccare Cattabiani. Praiola è sfortunata, rimbalzo di Nardoni. Più 13 per chi difende. Palmieri attacca Mastursi, Righi si trova Praiola che le fa perdere l'equilibrio. È brutta cosa di Prete qua, coach. Mastursi commette fallo. Ed è questo che non bisogna fare. Forzare le situazioni. 3 contro 1, bisognava trovare il passaggio più semplice. La soluzione più semplice è quella che ti porta alla risoluzione del problema, nel modo più semplice. Cioè... Attacca Castelfranco, Righi, anzi è Cattabiani che si gira, sbaglia. Prete la recupera, Praiola supera la metà campo, trova nuovamente Prete per Gesuele, ferma il palleggio, la restituisce a Prete, sfrutta il blocco Prete, attacca linea di fondo, si gira sul perno, la palla per Nardoni, la tripla sbagliata, la recupera Prete che decide di andare invece di poterla giocare. Palmieri gli ruba la palla, lo scarico per Bortolani, il tiro, il canestro e Bortolani punisce Fabiana Prete. C'è un cambio in difesa da parte di Castelfranco con un 3-1 che ieri gli ha dato buoni frutti al coach Palmieri. Questa difesa la sta provando anche con Battipaglia. Ancora Nardoni che però attacca, sbaglia, leggermente spinta da Daitone, ma Daitone, ma non c'è fallo, attacca ancora Bortolani, sbaglia, la recupera Nardoni per Praiola che alza la parabola e realizza. Battipaglia sta correndo, sta trovando buoni canestri in contropiede, è un'ottima cosa. Palmieri sbaglia, sta provando a forzare tanto. La 22 di Castelfranco, 3 pronte ad entrare per Battipaglia. Vuole mettersi in partita, sta cercando in tutti i modi di mettersi in partita. Fallo! Vediamo della 23. C'è time out in campo, Chiuzzi però deve ravvisare il fallo chiamato alla 23, anzi no. A questo punto non ho capito se era fallo, se non è fallo. C'è stato questo fischio. Secondo time out chiamato da Palmieri. Gran bel canestro qui di Bortolani e poi vediamo il contropiede di Praiola che arriva fino in fondo con il sottomano, realizza il più 13 per Battipaglia, lo rivediamo. Entrano e fa l'esordio nelle finali nazionali Benedetta Chiovato, ritorna in campo anche Gianangeli con capitan Lombardi. Chiovato rimette la palla in mano per Praiola, ancora Chiovato che attacca, lo scarico per Praiola, si cerca Gianangeli, Battipaglia cerca di mettere in gioco Gianangeli, Gesuele 4 secondi, gran palla per Gianangeli che si alza, realizza allo scadere
più 15. Ancora una gran giocata di Daidone, che sfortunata, la palla capita ancora a Daidone. Besea la recupera ma consegna il pallone a Lombardi. Praiola ragiona, Chiovato decide di attaccare, si ferma, lo scarico per Gesuele, la tripla. Giovanni Battipaglia è molto reattiva su tutti i palloni, sempre pronte sul recupero, ad essere pronte a recuperare palla e a partire in contropiede. Anche stavolta primo tiro aperto preso da Battipaglia. E qui una gran giocata di Daidone. Albieri sbaglia, recupera il rimbalzo, subisce il fallo della numero 18 Chiovato. Saranno due liberi per Albieri. Qui abbiamo rivisto la bellissima tripla di Federica Gesuele. Sbaglia Albieri. Zero su due. La recupera Daidone. C'è infrazione di passi. Altra palla persa. Torna in campo Anfollini. Esce Albieri per Castelfranco. Come dicevamo, Battipaglia è molto concentrata stasera. Le ragazze sono subito reattive e pronte su ogni pallone, quindi Federica Di Pace ha fatto un buon lavoro sulle ragazze, soprattutto un lavoro di testa. Gesuele, sì, sbaglia. Sicuramente, per stare ben concentrati in campo. Giovanni Palmieri, Besea, Palmieri, lo slalom, c'è infrazione di passi di Daidone. Altra palla persa. Dopo la curiosità è giusto per capire quante palle perse. Ma lo specchio della partita, andando a vedere le statistiche, ci saranno percentuali al tiro da parte di Castelfranco che saranno bassissime, Giovanni, sicuramente. Ma perché contano anche tanto le palle perse. Sì, sicuramente. E Castelfranco ne ha perse tante in questo primo però tempo. Però dobbiamo dare merito alle ragazze di Battipaglia che stanno, ovvio, difendendo alla grande. Ai demeriti ci sono i meriti. Sicuramente. Palla a Praiola. Si cerca Gianangeli, Praiola si mette per conto proprio. 7 per lei. Più 20 Battipaglia. Daidone qui è brava proprio su Praiola. Time out di Pace. 6° punto per Daidone. Sicuramente, come sono pronte le ragazze reattive, anche Cocci di Pace reattive, come vedi un minimo cenno di che le ragazze non sono concentrate in difesa, stanno perdendo un attimino il controllo subito della testa. Chiama time out per cercare di metterle tranquille, fargli capire come stare in campo nel miglior modo possibile. 3-0-2 da giocare. Si decide in questa partita la seconda semifinalista e per chiudere il quadro delle quattro regine ancora all'inseguimento di quel sogno iniziale, come siamo partiti con le finali nazionali, chiamato Scudetto. Sicuramente una kermesse dove ho offerto fino adesso del due giornate, e questa è la terza giornata di un bel basket. Ragazze che stanno in campo per combattere su quello che l'obiettivo che vogliono raggiungere, quindi è un bel vedersi. Giovanni allunga la difesa, Palmieri, la palla è nelle mani di Praiola, attaccata da Anfollini, poi ritorna indietro senza pressare tanto, esce Gianangeli, attacca Daidone e finalmente
Gianangeli per Battipaglia, entra in partita. Gianangeli in questa azione ha dimostrato tutta la propria forza dirompente, ma anche una buona tecnica, partire uno contro uno e trovare canestro e fallo, aumentando il divario tra Battipaglia e Castelfranco. Se dobbiamo trovare l'unica nota negativa di Gianangeli, te la dico io, coach, un attimo solo, è ai liberi, che stavolta ci smentisce, categoria, ci smentisce subito. Palmieri più 21 Battipaglia, palla persa. Quello che non deve fare Castelfranco adesso, sicuramente coach Palmieri sta aspettando la fine del primo tempo per parlare un po' con le sue ragazze. Quello che non deve fare Castelfranco è proprio uscire mentalmente dalla partita. Gianangeli, gran palla per Lombardi, Prete, Praiola, non Prete, 7 secondi, Praiola cerca Gianangeli. Esce proprio Praiola, entra Prete, l'abbiamo chiamata noi. Sicuramente. Beh, c'è stata una lettura non tanto giusta da parte di Praiola. C'era Gesuele libera in angolo, l'avrebbe potuto servire. Daidone contro Chiovato e Daidone realizza, 8 per Daidone. 16-35, Chiovato perde la palla, Palmieri se la trova in modo difficoltoso, la recupera Prete, Battipaglia quello che non deve fare è perdere la testa. Gianangeli, ancora Chiovato, si mette in proprio, sbaglia, Lombardi recupera il rimbalzo, ancora il capitano penetra, Prete la tripla che non arriva a canestro, 1:30 da giocare. In questo momento Battipaglia non deve avere fretta, deve gestire la situazione e cercare di stare tranquilla in campo. Due cambi anche per Palmieri, fuori Anfollini e Besea, dentro Cattabiani e Albieri. Palla toccata da Prete, Battipaglia non deve fare l'errore che ha fatto, che è stato fatto ieri, da un più 19 far rientrare questa squadra in gara. Battipaglia deve continuare a lavorare bene in difesa, essere pronti su ogni pallone, pressare e trovare delle buone scelte in attacco. Giovanni, esce Gianangeli, riceve, è chiusa da due maglie bianche, palla ancora per Lombardi, lo scarico per Prete, Evangelista entrata in campo, gran palla per Gianangeli, Evangelista è 2008, la più piccola del gruppo. Più piccola, però ha dimostrato grande esperienza in questo passaggio, ha fatto una scelta, una lettura bellissima. Gianangeli anticipa Daidone, Lombardi attacca, poi decide di fermarsi. Gesuele serve ancora Gianangeli, attaccata da Daidone, gli fa vedere un angolo, gliene va dall'altro, realizza il canestro. Più 23, ultimazione per Castelfranco, la tripla di Palmieri, eccola, e qui gran giocata del capitano. Castelfranco 39 Battipaglia, vai coach. Vai. Dal punto di vista realizzativo Battipaglia stasera sta facendo la voce grossa, dai, 39 punti,
ci eravamo abituati in questi giorni di non avere grosse realizzazioni. Sì, concordo bambini con te. Tutti in campo adesso di nuovo, come sempre, i bambini tutti in campo, è sempre una situazione particolare. Fuori, aspetta. Sì, hai ragione coach. Tra poco arriveranno le statistiche. Io intanto ti dico che Gianangeli è diventata la migliore realizzatrice di battipaglia con 9 punti. Scusateci, ma i bambini purtroppo ci hanno invaso. Ci hanno invaso e comunque dobbiamo stare attenti anche a questo, si può far male qualcuno, dobbiamo porre attenzione su questa situazione. Allora, stavo dicendo Bortolani 2 punti, 7 Palmieri, 2 Anfollini, 8 Daidone per Castelfranco, dall'altro lato 7 Praiola, 3 Lombardi, 5 Gesuele, 8 Prete, 8 Nardoni, 9 Gianangeli. Per chiudere questo primo tempo con battipaglia avanti di 20, non ci arrivano le statistiche. Eccole qua, coach. Le hai chiamate. Eravamo curiosi di vedere un attimo le percentuali al tiro. Ma battipaglia sta tirando da 2 punti 12 su 25. Castelfranco 8 su 19. Il dato è 1 su 10 da 3 punti da parte di Castelfranco, le 16 palle perse che la dicono tutto sull'andamento della partita. Sicuramente da parte di battipaglia buon lavoro in difesa, 11 palle recuperate, canestri in contropiede, quindi sicuramente anche a rimbalzo battipaglia sta facendo la voce grossa, 22 a 16. È una partita che rispecchia il risultato, rispecchia un attimo le statistiche, Giovanni, in questo momento. E prima di dare la linea alla regia, coach, voglio ricordare i prossimi appuntamenti delle finali nazionali. L'Under 19 Eccellenza dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Cangiano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, per chiudere poi con l'Under 15 Eccellenza maschile dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Linea alla regia. We'll be right back.
Ritorniamo sul più 20 per Battipaglia, coach Crisconio, una Battipaglia che veramente non abbiamo visto fino adesso con questa intensità difensiva, anche in gara 1 contro la Rosa non ha avuto questa cattiveria, che non deve mollare, mentre Castelfranco deve aumentare un po' i ritmi del motore. Ma sicuramente Battipaglia è entrata col piglio giusto in campo, lavorando bene in difesa e trovando ottimi tiri in attacco, facendo delle buone scelte. Castelfranco ha sbagliato un bel po' di canestri, in particolar modo da 3 punti, 1 su 10, abbiamo visto le statistiche, però è da tenerla con molta attenzione, perché Castelfranco è una squadra che si è abituato a recuperare risultati abbastanza importanti. Ha abusato nel primo tempo del tiro da 3 punti, però ha 2 giocatrici che, se entrano in ritmo, Palmieri e Albieri, possono far male da 3. Le squadre fanno il loro ritorno in campo, Battipaglia con Praiola, Lombardi, Gesuele, Prete e Gianangeli, Castelfranco con Bortolani, Palmieri, Cattabiani, Anfollini e l'ultima non la riusciamo ad intravedere, eccola qua, Daidone. Si riparte, Frosolini è già pronta sotto le plance, Occhiuzzi. Ok, ricevuto, si riparte, palla nelle mani di Castelfranco, Palmieri, vediamo come riparte la squadra di Palmieri con il tiro realizzato subito da la numero 23 Cattabiani. Prete, Praiola, nuovamente Prete, cercata la numero 13, Battipaglia fa uscire il palla velocemente, nella zona 1-3-1 per Palmieri, sbaglia completamente la giocata Praiola, prima difesa zona riuscita. Sì, Castelfranco è ripartita con il piglio giusto, sicuramente in difesa hanno lavorato bene. Battipaglia deve fare attenzione a queste situazioni, leggere bene, fare delle buone scelte in attacco su questa difesa 1-3-1 molto aggressiva. Daidone commette fallo su Gianangeli. Battipaglia però ha iniziato il quarto non concentrata come il primo, perché ha concesso ben 3 rimbalzi offensivi. Sicuramente hanno, c'era da aspettarselo sicuramente, Giovanni, una scelta del genere. La squadra che deve recuperare sicuramente ci mette un poco di aggressività in più, ma Battipaglia deve stare tranquilla e giocare come ha fatto nei primi 2 quarti, facendo girare la palla e trovando ottimi tiri. Prete in precedenza aveva perso palla, la riperde nuovamente Prete, che non è entrata esattamente in campo con la testa giusta. 4-0 di parziale per Castelfranco, altro rischio. Battipaglia sembra essere ancora nello spogliatoio. Sì, ma sicuramente coach Di Pace saprà darle lo sprono giusto a queste ragazze. Stanno soffrendo un attimo ad attaccare questa difesa 1-3-1 fatta bene da parte di Castelfranco. Stavolta Praiola riesce a superare la propria avversaria e riportare a canestro Battipaglia, canestro importante. Palmieri attacca, che giocatrice questa Palmieri. Sì, sicuramente Battipaglia deve cercare di limitarla come ha fatto nei primi 2 quarti. Un'ottima giocatrice, va limitata, sicuramente va limitata. Però Gianangeli riparte da dove si era fermata alla fine del secondo quarto, 45-23. Realizzando 2 punti fondamentali.
però qui Battipaglia si dimentica di difendere. Anfollini realizza il suo quarto punto e torno a ripetere, un quarto in cui Battipaglia sta lasciando tanto spazio difensivo alle avversarie e ha difficoltà ad attaccare il canestro avversario. Gesuele sbaglia la tripla, arriva Palmieri, serve dall'altro lato, extra pass per Bortolani ed eccola qui. E coach Di Pace ci vuole parlare su giustamente subito. Da coach più 20 oppure meno 20 Castelfranco, meno 13. Sicuramente Castelfranco è ripartita con il piglio giusto. Si deve lavorare tantissimo, Battipaglia non deve perdere la calma, in questo momento devono ragionare, cercare di trovare una soluzione per attaccare questa 1-3-1 molto aggressiva. Però come abbiamo visto con Praiola, una volta superato il primo ostacolo dell'atleta in punta, si aprono degli discreti spazi per trovare dei buoni canestri. Battipaglia deve avere calma nell'attaccare questo 1-3-1. Ripeto, Castelfranco ci ha abituato, Giovanni, a queste situazioni di recupero in difesa. Ma... coach, una domanda. Giustamente Battipaglia doveva aspettarsi un inizio del genere da parte di Castelfranco, ma cosa scatta nella testa di una squadra che è più 20 ad iniziare un brutto secondo tempo? Hai fatto una giusta affermazione. Cosa scatta? Guarda, a volte ci sono delle situazioni che ti mettono un attimo, ti fanno rilassare. Guarda, in questo momento Battipaglia è entrato un poco rilassata in campo. Ma coach Federica Di Pace ha chiamato time out per parlarci subito su, per cercare di trovare le giuste contromisure a questa situazione. Gesuele allo scadere sbaglia, ma Nardoni era riuscito a dare una gran palla a Gianangeli che non se ne è accorta. C'è il fallo di Praiola su Cattabiani. E Giovanni, il trend è cambiato in un attimo, quello che entrava tutto a Battipaglia nei primi due quarti adesso, e non entrava a Castelfranco, adesso stiamo vedendo la situazione inversa. Palmieri da casa sua, corto, Nardoni recupera il rimbalzo, sfrutta il blocco di Gianangeli, decide di penetrare, poi si ferma, palla a Praiola. Battipaglia sta iniziando a tenere troppo la palla ferma tra i suoi play. Praiola ha 7 secondi per chiudere l'azione. Ancora Nardoni per Praiola allo scadere, sbaglia, palla persa. Battipaglia deve cercare di dare la palla dentro, giocare dentro fuori per aprire questa difesa. Sicuramente Gianangeli ha tutte le capacità per lottare contro questa difesa, dagli la palla sotto, farla lavorare e riportare la palla fuori per cercare di trovare buoni tiri. Giovanni dentro, fuori Praiola, con Nardoni che diventa la play, ma con Palmieri che ha la palla in mano del possibile meno 10 o meno 11. Ancora per Alvieri la tripla, non arriva al ferro. Però fa bene, fanno bene le giocatrici Palmieri ed Alvieri a continuare questa ricerca del tiro da tre, anche abusandone tanto. Vabbè, sicuramente devono recuperare nel punteggio, stanno cercando di trovare con il tiro da fuori, di cercare di recuperare prima il gap, Giovanni, con il tiro fuori. Però bisogna sia da una parte che dall'altra avere la pazienza di attaccare le difese con scelte giuste. Nardoni subisce il fallo della 17, probabilmente Righi, non ho visto il movimento della mano perché... Sì, fallo della 17. C'era coach fallo. Di Pace davanti. Prete spara immediatamente la tripla sbagliando. Il rimbalzo è solo
di Cattabiani, Palmieri, serve Bortolani, la tripla è corta, Gianangeli la recupera, coach Di Pace chiede calma, servita Gesuele, Nardoni, Prete, non si cerca Gianangeli, Nardoni decide di attaccare, c'è il fallo di Cattabiani, qui intelligenza di Nardoni, sì, enorme. Ha letto la situazione, si è aperto spazio e è andata a giocare uno contro uno per cercare di trovare due punti o un fallo, come è successo, un bel fallo con due tiri liberi. Esce Cattabiani con tre falli a carico, ritorna in campo Ashley Besea, Nardoni, palla che gli finisce fuori. Zero su due, Gianangeli la recupera, lotta, la sta per perdere, la recupera, cercavano infrazione di passi, Besea gliela strappa dalle mani, c'è il fallo di Gesuele. Secondo di Gesuele. Palmieri attacca Nardoni, lo scarico per Palmieri, c'è fallo in attacco della 17 Righi, secondo fallo per Righi, Battipaglia recupera la palla, rimane più 13 e più passa il tempo e meglio è per Battipaglia sicuramente. Giovanni Nardoni attacca lo scarico per Prete, la spara Prete, Battipaglia ritorna a segnare, c'è fallo di Gesuele, terzo per Federica Gesuele, se n'era accorta Di Pace, la stava già chiamando fuori però non è riuscita a non fargli commettere fallo. Rimessa in attacco Palmieri, avanza adesso Lombardi, Albieri, ancora Palmieri, c'è Lombardi su di lei, la tripla di Palmieri è lunga, la palla sta presa da Albieri che attacca la linea di fondo, Lombardi gliela sporca, rimane avanti Castelfranco ma con 12 secondi sul cronometro dei 24, Battipaglia è in bonus, anzi no, chiedo scusa, è Castelfranco in bonus, Palmieri attacca Nardoni, esce corto il tiro, il rimbalzo recuperato da Nardoni, Prete, c'è il coach Di Pace che grida muovila, 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 Angelini, Gianangeli recupera la palla sul tiro sbagliato di Lombardi, Gianangeli sta facendo il bello ed il cattivo tempo in attacco. Lo dicevo prima Giovanni, Battipaglia la deve cercare e lei sta facendo la voce grossa in attacco, si sta facendo valere sotto tutti i punti di vista. Uno su quattro totali per Gianangeli, non ce ne voglia la numero 33 se ogni partita gli contiamo i liberi. Ma sicuramente il tiro libero è, una... è un fondamentale, è un fondamentale importante. Palmieri riceve, Albieri attacca, Prete si mette in proprio, sbaglia, c'è il fallo, la spinta di Gianangeli, bravissimo qui
anzi no, è Di Mastursi la spinta, bravissimo qui Occhiuzzi a vedere questa spinta. Anche Battipaglia in bonus. A 3 minuti dalla fine del terzo quarto, altra palla recuperata da Nardoni, chiede pazienza coach Di Pace. Nardoni se la fa scippare da Palmieri che sbaglia, incredibile, oggi Palmieri sta sbagliando un sacco la 22. Beh, ma c'è stato comunque un buon recupero da parte di Nardoni che ha perso palla e non ha continuato per andare a difendere. Vediamo di chi è il fallo su Gianangeli. 26. Del 26 Daidone, secondo fallo Daidone, liberi per Gianangeli. Anzi, io ho sbagliato a dire, non era 1 su 4, coach. 2 su 4. Adesso ne ha realizzati anche stavolta, tutte e due. Quindi è 5 realizzati su 8 tentati. C'è il fallo su Palmieri. Da parte forse di Nardoni, primo fallo Nardoni. Cambi per entrambe le squadre, escono Besea e Anfollini, ritornano in campo Cattabiani e la numero 7 Bortolani. Per Battipaglia esce Capitan Lombardi, realizza Palmieri, entra in campo Sara Cavallo. Due su due di Palmieri, che comunque arriva in doppia cifra. Difesa allungata, la palla arriva a Prete, sbaglia Mastursi il passaggio. C'è il tiro corto, Sara Cavallo recupera il rimbalzo. 1:50. Coach continua a dire muovila, 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 ma Prete va per conto suo, subisce il fallo. Vediamo di chi. Attenzione, terzo fallo Daidone, che deve abbandonare il campo. Praiola e Cotellessa pronte all'ingresso in campo, fuori Mastursi e Gianangeli. Prete ai liberi. Sbaglia. E adesso Battipaglia di liberi ne sta sbagliando tanti. Un bel po', Giovanni, un bel po' di liberi sbagliati. Uno su due anche di Fabiana Prete. Palla quasi recuperata da Justin Nardoni. Rimessa in campo Castelfranco. Palmieri, ingenuità di Bortolani che consegna. Stava in difficoltà nella ricezione della palla e Bortolani rimane fuori dal campo. Altra palla recuperata da Battipaglia, 50-32 più 18 per la compagine di coach Federica Di Pace. Praiola penetra, lo scarico per Sara Cavallo. Prete
6 secondi per chiudere. Prete si fa sporcare la palla. 3 secondi per chiudere l'azione, 1:16 da giocare in questo terzo quarto. Vediamo cosa costruisce Battipaglia. La palla arriva a Nardoni che tira, viene stoppata. Il fallo di Praiola su Palmieri, terzo fallo di Praiola. Brutta rimessa da parte di Battipaglia. Siamo in bonus e si va a tirare, sanno tutte e due le squadre in bonus, quindi adesso su ogni fallo si va a tirare. Giovanni Righi e Anfollini ritornano in campo, Daidone e Albieri lo lasciano. Palmieri ha i due liberi per riportare Castelfranco a meno 16. Realizza il primo. Realizza il secondo. Gran mano, non tremano le mani di Palmieri. Meno 16, ancora difesa allungata per Castelfranco. Cavallo ferma il palleggio, serve Praiola. Prete attacca per Cavallo, la palla ancora a Praiola che penetra, arriva fino in fondo, viene stoppata, palla recuperata da Castelfranco, la stoppata di Nardoni. Attenzione perché si fa male Cattabiani, si tocca il polpaccio, speriamo sia solo uno stiramento o un crampo, speriamo sia un crampo, riesce a camminare, quindi probabilmente è un crampo. Rimangono 41 secondi da giocare. Palla recuperata da Nardoni che sbaglia, la panchina di Battipaglia chiede antisportivo, non sono dello stesso avviso i due arbitri. Bortolani penetra, sposta senza far fallo Praiola, la tripla corta di Palmieri. Nardoni, ultimo giro di lancette in questo terzo quarto. Battipaglia dovrà sfruttare tutti i secondi che ha a disposizione, ma Praiola viene, attacca il canestro, subisce fallo da parte di Daidone, quarto fallo del centro di Castelfranco, due liberi per Praiola. Non è una bella situazione per Castelfranco. Daidone dovrà abbandonare il campo, entrerà Ashley Besea, cambio anche per Battipaglia, uscirà credo Prete, arrivato a questo punto no, uscirà Praiola che ha 3 falli a carico, solo se realizzerà entrambi o il secondo. Battipaglia continua a non essere brillante dalla lunetta. Uno su due di Praiola, decimo punto di Praiola. 5-1-3-4, più 17 Battipaglia, pressione a tutto campo, la recupera Prete che subisce, anzi no, infrazione di passi, però Battipaglia in questi 3 secondi non ha subito nulla, sono passati 2 secondi e 8 decimi e 4 decimi, chiedo scusa. Rimessa, palla ancora toccata da Nardoni. Che grande oggi, che grande fase difensiva di Battipaglia.
84 a 51 per Battipaglia. Coach Giovanni, si è stato un inizio del terzo quarto da parte di Castelfranco molto aggressivo, è arrivata fino a meno 13. Adesso Battipaglia ha rimesso in piedi la situazione. Bisogna fare attenzione, Battipaglia deve gestire la situazione. Questo quarto si è chiuso 15 a 12 a favore di Castelfranco, però coach Di Pace sta cercando di mantenere palla, dicendo ai ragazzi di girare la palla, trovare il miglior tiro possibile. Sicuramente una bella partita da vedere, giocata bene da tutte e due le squadre, sia in attacco che in difesa. Battipaglia deve cercare, secondo me, di più dare la palla sotto a Gianangeli, perché sicuramente con quattro falli e il pivot da parte di Daidone per Castelfranco, in questo momento diventa fondamentale dargli la palla sotto per cercare di sfruttare questa situazione. 5 per Bortolani, 15 per Palmieri, 2 per Cattabiani, 4 Anfollini, 8 però Daidone, attenzione ad Albini che è ancora a 0, 10 per Praiola, 5 per Gesuele, 8 per Nardoni e 14 Gianangeli. Ultimi 10 minuti per partita, anche se poi ce n'è da giocare ancora un'altra, ma per la classifica conta poco, perché Costa Masnaga è già qualificata come prima di questo girone. Chiovato, serve Gianangeli che attacca Righi alla meglio, il tiro però è sbagliato, la stessa 33 la recupera qui, gran palla di Chiovato per, non vedo, forse Lombardi, no, è per Cavallo. Battipaglia rimane in attacco con 11 secondi da giocare, Chiovato rimette per Nardoni, brutta palla, la recupera Palmieri, Albieri corta la tripla, è ritornata in campo Cattabiani, quindi effettivamente non in buone condizioni, però, non Giovanni, in buone condizioni, perché però secondo me è più un affaticamento sicuramente, o un crampo o un affaticamento muscolare. Nardoni rimette in campo la palla per Lombardi, Cavallo, gran giocata, però ancora una palla schiacciata a terra per una lunga, o gliela dai bene forte che la palla rimbalza tanto, cercata Gianangeli da Cavallo, quello che voleva fare forse prima lo fa adesso. 16 per Gianangeli, 9 minuti da giocare, nuovamente più 19 Battipaglia. Qui Chiovato stava per prendere la palla, Bortolani serve Righi che sbaglia, Gianangeli la recupera, ma Righi sbaglia perché Lombardi si fa vedere e poi si toglie. Cercava l'appoggio del corpo di Lombardi. Giovanni, Battipaglia sta facendo un'ottima difesa in questo momento, lavorando benissimo d'anticipo e cercando di seguire tutti i tagli, quindi sono sempre pronte e reattive su ogni pallone. Chiovato subisce fallo. Rimessa in attacco per la stessa numero 18. Riceve Nardoni, palla a Cavallo, Nardoni decide di attaccare, trova lo spazio, lo scarico per Lombardi, extra pass per Chiovato, brutta recessione della 18, Lombardi tira, sbaglia, rimbalzo di Righi, si lotta e questo può far solo piacere a coach Di Pace, perché si buttano a terra due giocatrici di Battipaglia
È vero che il possesso alternato premia Castelfranco, ma l'aggressività che sta mettendo adesso stasera Battipaglia sa dell'importanza della gara, sa che arrivare tra le prime quattro e confermarsi tra le prime quattro come lo scorso anno è importantissimo. Rimessa Castelfranco, la palla arriva a Palmieri. Quanta difficoltà però per Castelfranco per rimettere questa palla in gioco. Albieri, Righi, la tripla di Bortolani che con Palmieri sembra essere l'ultima a voler arrendersi. Battipaglia riesce a superare la metà campo. Chiovato, Lombardi, Nardoni, attacca la linea di fondo, Nardoni subisce il fallo. Sta per tornare Preiola. Terzo fallo anche di Bortolani. Battipaglia sta riempiendo di falli la squadra avversaria. Ce ne sono tre Bortolani, tre per Cattabiani, quattro per Daidone, due per Righi, uno a testa per Monti e la numero, non vediamo, la numero 9 Ashley Besea. All'altro lato Praiola con 3, Gesuele con 3, Mastursi con 3, 1 per la numero 33. Gianangeli, la tripla sbagliata di Prete, Praiola 1 per Chiovato, 1 per Nardoni, ancora Prete, alza la parabola, 14, nuovamente più 18 a Battipaglia. La tripla di Albieri sbagliata, Besea recupera il rimbalzo, stoppata fallosa di Prete, due liberi per Besea. Ma Giovanni, in questa situazione lo dico sempre, bisogna fare taglia fuori. Bisogna fare taglia fuori, è qualcosa che non si allena più. Fare taglia fuori significa recuperare pallone. Realizza Besea. Entrambi i primi due punti per Ashley Besea. 7-10 da giocare, non è ancora finita, è ancora lunga. Sappiamo che Castelfranco ha nelle mani delle sue giocatrici punti. Attacca Gesuele, lo scarico per Gianangeli, palla persa da Battipaglia. Palmieri, quasi improprio, voleva tirare, riceve nuovamente da Cattabiani, attenzione Palmieri, sbaglia Prete, Praiola. A me piace tanto Palmieri perché guarda il canestro e tira, e spesso non se ne fa nemmeno accorgere. Praiola, e adesso Battipaglia sta iniziando a tenere troppo la palla, come se le giocatrici fossero innamorate di questo pallone, coach. Trovano pochi spazi, si muovono poco e quindi il palleggio la sta facendo da padrone. Bisogna muoversi di più senza palla per cercare di creare la giusta situazione per ricevere il pallone. Praiola, Prete, Praiola, ancora zona 1-3-1, Prete 3 secondi, 2 secondi, tira Prete, sbaglia, la palla è nelle mani di Anfollini che sbaglia da sotto. Tanti tanti errori al tiro da entrambe le parti,
Gianangeli attacca Daidone, lo scarico per la tripla di Praiola, la recupera Lombardi, non viene toccato il ferro, si doveva fermare il gioco perché la palla non ha toccato il ferro, Cucci. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, però ancora Gianangeli che subisce il fallo di Daidone, sono 5 per Daidone. E qui io credo che gli arbitri, a meno che la signora Frosolini sotto non ha visto il ferro. Tecnico per l'allenatore di Castelfranco. A Palmieri. E stavo dicendo, a meno che, ma da qua noi non possiamo vedere, Frosolini non ha visto la palla che andava dall'altro lato toccare il ferro. Tecnico, Prete lo sbaglia, due liberi per Gianangeli. Non vogliamo portar male a Gianangeli, sono 18 per lei, ma oggi ai liberi. Ha messo a posto anche la percentuale ai tiri liberi. Palmieri sbaglia, Prete recupera il rimbalzo, serve Lombardi, si ferma Prete, Praiola, Gesuele si apre, manda via Gesuele, la palla a Prete, si abbassa per ricevere il capitano di Battipaglia, si allontana, 8 secondi per chiudere l'azione. Gianangeli si muove, la palla per Gesuele che non tira, penetra, tira allo scadere, doveva tirare la tripla di là. Coach Giovanni, parlare da è seduti facile. È facile, sicuramente ha fatto una scelta di avvicinarsi verso il canestro, il tempo non è stato a suo favore, scaduti 24 secondi, time out in campo. Ricordiamo per l'ultima volta i prossimi appuntamenti, per l'ultima volta di questa partita, i prossimi appuntamenti, primo piano di Ambrosano, Under 19 Eccellenza, dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Chiangiano, Under 15 Femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, Under 17 Femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto, e l'ultimo l'Under 15 Eccellenza maschile dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Abbiamo visto un primo piano di Francesco Ambrosano. Vediamo come esce Castelfranco da questo time out. Anfollini sbaglia, il pallone finisce nelle mani di Praiola e sembra... Diciamo, Battipaglia è molto attenta in difesa, scalano bene su tutte le situazioni, molto attenta in difesa stasera. Attacca Gesuele, la palla per Lombardi che ha un brutto controllo, Prete contro Palmieri, servita Gianangeli, altra palla persa e anche qui Lombardi doveva tirare. Giovanni, se il tempo scorre 4:17, quindi alla fine hanno ragione loro, per carità. Escono Praiola e Gesuele, ritornano in campo Nardoni e Mastursi. Palmieri, Besea per Daidone, attacca Bortolani, scivola Prete, Bortolani è l'ultima. Stasera Bortolami è quella che si sta rendendo per ultima. Ma è giusto che sia così. Mastursi
per Prete. Nardoni attacca Albieri, penetra, sbaglia, non c'è fallo, rimane a terra Nardoni, ma riesce ad alzarsi. Bortolani fa un passo indietro per Palmieri che spara la tripla. Time out Battipaglia, 18 per Palmieri. Anche sbagliando tantissimo, comunque il suo score di punti è sempre molto elevato. La partita 3 minuti e 30 non è una partita chiusa, sicuramente. Bisogna, Battipaglia deve restare concentrata, deve lavorare tantissimo, ancora di più, deve mantenere fino alla fine. Stare concentrata se vuole portare a casa questo risultato, Giovanni. 3:30, la partita è lunghissima, non lunga, meno 13 nuovamente per Castelfranco. Battipaglia si è un attimo fermata, ecco perché io dicevo lì avrei tirato. Battipaglia adesso non deve giocare sicuramente allo scadere dei 24, hai ragione, manca ancora tanto, però dobbiamo dare anche adito alla difesa di Castelfranco che non ha messo Battipaglia in una condizione di fare un tiro facile, di fargli fare la scelta peggiore. Ritorna in campo Praiola, si cerca Gianangeli, Nardoni, Praiola, Nardoni, ancora 7 secondi da giocare, rischio di altra palla persa per lo scadere. Praiola tira allo scadere, ma la difesa di Castelfranco è un macigno. Fallo di Nardoni, secondo fallo di squadra per Battipaglia. Torna in campo Gesuele, esce Lombardi. Nelle ultime tre azioni Battipaglia non è riuscita a tirare nei limiti dei 24 secondi, Giovanni, quindi Castelfranco sta alzando tantissimo la difesa. Bortolani attacca Mastuzzi che gli scippa via la palla, Gianangeli si ferma, aspetta l'arrivo di Praiola. Buon lavoro in difesa da parte di Mastuzzi sicuramente. Gianangeli attacca linea di fondo, serve Mastuzzi che va a canestro. Primi due di Mastuzzi, più 15 Battipaglia, 2:24 da giocare. Ancora Palmieri, sbaglia Mastuzzi, la recupera, poi sbaglia. Cosa? Un erroraccio di Mastuzzi. Palmieri non demorde mai, però bisogna fare attenzione, bisogna tenere la palla e cercare di conservare un passaggio consegnato giusto, Giovanni, in queste situazioni. Mastuzzi lì è stata molto molto distratta, ci sta comunque che non si è accorta dell'arrivo di Palmieri. 4 secondi, si arrabbia coach di pace, la tripla sbagliata di Nardoni e nuovamente Battipaglia sta iniziando a giocare con il cronometro. Bortolani grazie a Battipaglia qui. Esce Praiola, entra Lombardi, rimessa Mastuzzi, 1:43 da giocare. Nardoni, Gianangeli, serve Gesuele, la palla arriva a Prete che, anzi a Lombardi che sbaglia la tripla, Gianangeli la recupera, la palla a Gesuele, spara la tripla, eccola qua. Ma con questa tripla possiamo dire che arriviamo ai titoli di coda, Giovanni. Lo penso anch'io, ma Castelfranco attacca ancora, il tiro di Palmieri sbagliato. Lombardi, adesso Battipaglia può iniziare a giocare con i 24 secondi, più 16 e palla in mano per la compagine del presidente Giancarlo Rossini. Mastuzzi tira e sbaglia. Time out Battipaglia, 57:05 da giocare,
tu l'avresti chiamato adesso in fase difensiva o in fase offensiva? In questo momento la partita è chiusa, quindi va bene tutto sicuramente, Giovanni. E già avviso il collega Giancarlo per Battipaglia, nel caso in cui dovesse vincere. Intervistiamo, oltre al coach Federica Di Pace, Agnese Gianangeli, autrice fino adesso di 18 punti. Entrata con il numero 14 per Castelfranco Carminia, che recupera il pallone. La tripla di Bortolani realizzata, c'è cambio, 13 per Bortolani, vediamo chi esce. Esce Lombardi. Nardoni, Ferrara che è entrata al posto di Lombardi, e possiamo dirlo adesso, caro coach, sarà Battipaglia ad affrontare in semifinale la Magnolia Basket Campobasso. Decise le semifinali alle ore 17 Costa Masnaga Basket Roma, alle ore 19 Magnolia Basket Campobasso, Omeps Silo Trailers, Battipaglia. Penso che Nardoni lasci qui la palla. Battipaglia batte con il punteggio di 62 a 49. Castelfranco e raggiunge le semifinali. Caro coach, abbiamo le quattro regine di questa finale under 19. Sicuramente il responso del campo ha dato valore a queste quattro squadre, tra cui Battipaglia. Ci fa piacere per noi, sicuramente una gran prestazione da parte di Battipaglia stasera, una squadra molto concentrata sia in difesa sia sulle scelte in attacco. Altri 20 punti di Palmieri in questa serata che ha visto vincere Battipaglia. Aspettiamo le statistiche logicamente che arrivano, te le facciamo commentare, coach, e poi lasciamo spazio alle interviste. Ripeto, Federica Di Pace e Agnese Gianangeli, autrice di 18 punti, anche se l'MVP è stata ancora una volta Palmieri. Sono 10 per Praiola, 3 per Ilaria Lombardi, Cotellessa 0, Evangelista 0, 8 per Gesuele, 14 Prete, 8 Nardoni. Coach, ti lascio le statistiche. Sì, Giovanni, vediamo continuata da parte di Sister una situazione sui tiri da 3 punti, 5 su 26. Battipaglia ha fatto la voce grossa, rimbalzo, 46 rimbalzi, una grande prestazione di tutta la squadra, leggendo le statistiche anche i tiri liberi, 13 su 20. 17 su 38 da 2 punti di Battipaglia, quindi diciamo supera il 50%, 5 su 23, ma diciamo il tutto è stato dato da un qualcosa molto importante, un grande lavoro fatto in difesa nei primi due quarti, dove Battipaglia ha chiuso la partita sicuramente nei primi due quarti. Giovanni. Giancarlo, ti lascio la linea per le interviste.
Grazie, grazie mille. Eccoci qua con le protagoniste in campo di Battipaglia che ha ottenuto il passaggio alla semifinale. Domani quindi scenderà in campo per affrontare la Magnole Campobasso, una sfida ovviamente molto attesa da Battipaglia. Siamo qui con coach Di Pace e Agnese Gianangeli. Coach, bravi. Innanzitutto complimenti, secondo anno consecutivo Battipaglia tra le prime quattro under 19, un risultato assolutamente eccellente. Brave a rendere facile una partita che nascondeva invece molte insidie anche dal punto di vista psicologico. Sì, esattamente, le pressioni ovviamente da parte nostra erano tante, giocare in casa ha sempre una duplice faccia, insomma. Quindi però abbiamo approcciato molto bene alla gara, le ragazze sono state bravissime nel rispettare il piano gara, abbiamo giocato con entusiasmo, energia, tutte le ragazze entrate in campo hanno dato il proprio contributo e questo deve essere la nostra identità, il nostro gioco. Agnese, hai quasi chiuso con una doppia-doppia, mi sembra 18 punti e 9 rimbalzi, prova solidissima tua e delle tue compagne, quanto è bello giocare di fronte a questo pubblico e dove avete trovato tutta questa anche lucidità mentale per giocare una partita di grande efficacia, di grande solidità? Sicuramente il pubblico aiuta moltissimo perché sentiamo appunto il calore, il tifo che aiuta, poi tra di noi in campo sì, ho sfiorato la doppia-doppia, ma non l'avrei fatto se non fosse stato per le compagne, mi passano la palla, c'è un gioco di squadra, siamo riusciti comunque a giocare bene insieme, è stato questo il nostro punto di forza. Federica, domani semifinale, è chiaro, questa partita è finita da 5 minuti, avete bisogno di tempo anche per metabolizzare, per capire un po' quello che è successo, ma proviamo a guardare un po' oltre, domani è una partita ovviamente molto complicata, non può non essere una semifinale di un torneo che assegna lo scudetto. Però immagino che a questo punto un po' di pressione ve la siate tolta dalle spalle, no? Sì, assolutamente. Come hai detto anche tu prima, quello di rientrare tra le prime quattro in Italia era il nostro obiettivo minimo. Dispiace per gli infortuni avuti nelle scorse settimane perché al completo magari sarebbe potuto andare diversamente o avremmo avuto un po' di fiducia in più. Però le ragazze sono state super, siamo tra le prime quattro, questo è stato il primo step e adesso ce la giochiamo senza paura. Agnese, ultima cosa, non ce n'è bisogno, però se vuoi fai un appello a tutti i battipagliesi domani per venire qua a sostenervi. Certo, domani la semifinale delle finali nazionali, mi raccomando, venite in tanti, questo palazzetto deve essere il doppio più pieno di quello che era oggi e forza. Grazie, grazie mille e complimenti e appuntamento a domani. Ok, quindi è completato il quadro delle semifinaliste, ora ci attende l'ultima partita tra Costa Masnaga e Ororosa Bergamo, ma insomma il quadro delle due semifinaliste è già chiaro. Ora vi lasciamo alle immagini della partita appena finita e che Battipaglia ha vinto molto nettamente contro le Sisters Basketball.